Bentrovati e bentrovate, amici ricercatori ed amiche ricercatrici. È bello apprendere che tanti e tante di voi hanno capito quanto è enorme l'indottrinamento fin dalla prima infanzia, ricevuto da genitori ignari ma credenti del sistema imperante durante la crescita economica, un sistema strutturato ad hoc, formato da marionette obbedienti che, grazie alla gerarchia spesso predata ad altri, si limitano ad eseguire ordini ricevuti dall'alto per poi impartirli alle loro obbedienti marionette di grado inferiore, senza mai mettere in discussione veridicità o benessere degli ordini ricevuti e poi impartiti. Ieri abbiamo visto il video della nuova stazione spaziale internazionale cinese che, dicono, vola qualche decina di chilometri più in basso della ISS americana, dove si vede l'orizzonte piano. I titoli in arancione che vedrete sotto indicano le voci da ricercare su Indice Alfabetico, se siete interessati, interessate ad approfondire gli argomenti. In uno dei commenti di questo video ho risposto che stanno alzando l'asticella dell'altezza del punto da dove si può vedere la presunta curvatura della Terra. Nei molteplici video pubblicati ho confutato che la curvatura si possa riuscire a vedere dal mare, né tantomeno da un aereo di linea, come afferma qualche credente visionario, perché ve lo dice Focus, dove si legge: l'altezza minima per percepire la rotondità della Terra è circa 20 km. Poi è arrivato Neil deGrasse Tyson, che smantella addirittura Felix Baumgartner, asserendo che nemmeno da 39 km si può vedere la curvatura. Ed è vero, perché tutti i video che trovate sotto la voce Red Bull vi mostrano che da quell'altezza l'orizzonte è perfettamente piano. Quindi tutte le curvature della Terra dei video che vedete e o che avete visto da quelle altezze sono stati ripresi con obiettivi che non sono simili a quelli della visione dell'occhio umano. Con una larghezza di campo di 45 gradi, quello che si avvicina di più è un 50 mm. Per chi ha avuto modo di studiare occhio di pesce, spiegazioni e obiettivi, sa di cosa stiamo parlando. Desidero intervallare il video di ieri dall'altezza di 389 km e quello del video di un pallone sonda a circa 27 km di altezza. Si vede sia la somiglianza dell'orizzonte sia quella del sole sullo sfondo nero. Perché questo video? Prima di tutto perché molte anime, prima ignare, hanno capito e stanno comprendendo l'inganno, così chi ha alimentato questo piano sta correndo in qualche modo ai ripari e piano piano vorrà farci credere che è indispensabile andare ancora più in alto per vedere la vera curvatura, quando invece esiste un vero piano piatto. L'asticella dell'atmosfera l'hanno già alzata da qualche anno. Sappiamo tutti che dalla vetta dell'Everest, all'altezza di 8800 metri, si vede sempre l'orizzonte piano. Sappiamo tutti che a quell'altezza è difficile respirare per la mancanza di ossigeno. Molti sanno anche che gli elicotteri non riescono a volare a causa dell'aria rarefatta. Che poi vogliano farci credere che si riesca a volare su Marte con un elicottero dove c'è una pressione al suolo di soli 11 millibar rispetto ai 1000 millibar della Terra è solo fantasia, ma questo è un altro argomento. Stavo dicendo che l'atmosfera sopra la Terra, sempre secondo gli scienziati, arriva fino ad oltre 550 km e poi c'è l'esosfera. Osservate bene questa immagine. L'esosfera arriva fino a 10.000 km e poi c'è lo spazio esterno, il vuoto, ma siamo sicuri? Sapete come sono fatti i nostri ricercatori? Non è vero niente, perché l'atmosfera arriva fino alla Luna. Lo dice la ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e se lo dice quella... E c'è anche il video Luna all'interno dell'atmosfera terrestre. Significa che con un po' di allenamento, una volta che arriveranno chissà mai quando sulla Luna, saranno in grado di respirare liberamente, magari con solo qualche mascherina per trattenere la leggera polvere lunare. Ma torniamo all'immagine di prima. Manca una voce qui.
Qui manca la termopausa. La termopausa è uno strato dell'atmosfera terrestre situato al di sopra della termosfera e fluttua fra i 500 e i 1000 km sopra la superficie terrestre. Significa che si trova oltre all'altezza delle due stazioni spaziali internazionali, quella americana e quella cinese. Inoltre la pressione è così bassa che il confine dello spazio viene convenzionalmente fissato diverse centinaia di chilometri più in basso delineato dalla linea di Kármán. Ma c'è una cosa che non dice la nostra Wikipedia in lingua italiana. Sebbene questi siano tutti strati denominati dell'atmosfera, la pressione è così trascurabile che le definizioni di spazio esterno principalmente utilizzate sono in realtà al di sotto di questa altitudine. Vuol dire che siamo già nello spazio esterno, altro che balle! Linea di Kármán è una linea immaginaria posta ad un'altezza di 100 km sopra il livello del mare, che segna convenzionalmente il confine tra l'atmosfera terrestre e lo spazio esterno. Avete capito bene? Si tratta di una linea immaginaria inventata da Theodor von Kármán e siamo a cavallo degli anni dell'invenzione dello spazio, vedi Werner von Braun, eccetera. Theodor von Kármán è stata la prima persona a calcolare che l'atmosfera a queste altitudini diventa troppo rarefatta per poter permettere il volo tramite sostentamento dell'aria, in quanto un velivolo dovrebbe viaggiare ad una velocità superiore alla velocità orbitale, al fine di ottenere sufficiente spinta aerodinamica, ovvero portanza. Ma imparare tutto questo non ha nessun senso, perché in questo sistema imperante tutto quello che ci hanno iniettato nella mente viene continuamente cambiato e modificato, e l'abbiamo già visto, ad esempio, con A riscrivere la storia in diretta, Auguste Piccard, e COVD-19 già nel 2017 prima del battesimo del 2019, e poi COVD-19 già nel 2017 prima del 2019, beccati con le mani nel sacco. E cerca, trova, ecco il documento del 20 luglio 2018, il bordo dello spazio, rivisitazione della linea di Kármán. Ovvero, spostiamo l'asticella. Riassunto, le immagini che vediamo della Terra, non quelle degli astronauti che sono sovrapposti, sono riprese fatte dalle stesse altezze dei palloni sonda, perché è l'unica possibilità di volare sostenuti dalla portanza della forma di un aereo progettato per volare ad alta quota. Ecco perché si vede la Terra piana. Buone cose a tutti e tutte, Dino.